Amiche e amici del Disability Film Festival e di Volonbrite, siamo al Maxi di Roma, dove questa sera ci sarà un'anteprima di una nuova miniserie Netflix, Tutta la luce che non vediamo, organizzata da Netflix in collaborazione con Diversity Lab, completamente accessibile a persone sorde, persone cieche e ipovedenti. Ma come nasce questa collaborazione con Netflix e questa proiezione di questa sera? Ah, diciamo che nasce dall'intento appunto di parlare di una serie che ha come protagonista una donna con disabilità e che quindi vuole avere una premiere che sia effettivamente accessibile per tutti i tipi di persone con disabilità. Per una volta l'accessibilità non è un secondo pensiero che viene dopo, ma nasce come l'intento principale della serata. Proietteremo il primo episodio che sarà appunto fruibile sia a persone cieche che a persone sorde grazie alla presenza di audiodescrizione e sottotitoli per persone sorde. La protagonista è una ragazza cieca, un'attrice cieca, e per quanto riguarda la versione italiana abbiamo voluto utilizzare la voce di Veronica Cosimelli, che è una ragazza non vedente che di professione fa la speaker, e quindi è stata un'occasione, diciamo, bellissima per dare anche la possibilità a nuove voci di partecipare ai nostri contenuti. Volutamente ho deciso di non leggere nulla, trama, vedere niente, perché volevo la sorpresa. E devo dire che sono stata accontentata perché è stata davvero una sorpresa, ha fatto molto bene a livello di regia, come interpreti. La serie, almeno il primo episodio, mi è piaciuta molto. È stato molto interessante notare come la costruzione della storia fosse assolutamente idonea sia al periodo storico ma anche all'idea di come una persona cieca si muove nel mondo in un periodo storico diverso dal nostro. Quindi secondo me è molto interessante. La serata è stata costruita in modo incredibile, un'accessibilità considerata su tutti i fronti, e questo posso dire è cosa rara. Tutto l'evento mi è piaciuto, questa serata è fantastica, stupenda, meravigliosa. Il primo episodio è molto promettente, di sicuro mi ha fatto provare tante emozioni. È stato molto molto forte, però tutti molto emozionati perché sì, ma 360 gradi, che non capite molto di te, non c'è niente come penso. Mi è piaciuta molto appunto la parte di accessibilità, perché senza andare a invadere e rovinare l'esperienza di nessuno ha permesso a tutti di usufruire di questa serie, di questa prima puntata, e sentendo anche le impressioni delle altre persone l'audiodescrizione non è stata invasiva, non è stata disturbante. È stato bello anche sperimentare, diciamo, una fruizione che in realtà anche per me che vedo è secondo me un in più che ti dà nuove emozioni. Sono rimasto molto colpito dall'audiodescrizione, con cui non ero mai entrato in contatto prima. Come mi hanno raccontato si ascolta in cuffia solitamente, ma una volta ascoltato in sala, secondo me è stato come leggere un libro con le immagini. Devo dire che sono molto felice perché ho avuto possibilità di godere una proiezione senza problemi, soprattutto leggere i sottotitoli senza cambiare i sinonimi, quindi leggere proprio i sottotitoli con le parole come dette dal film. È un esempio da seguire sotto l'aspetto dell'accessibilità sia digitale che effettivamente analogica, ecco, all'interno della struttura.